Da brividi questo momento, un ricordo dell'eroe dei mondiali di Italia 90. Ok, da parte degli assistenti per dare il via alla gara. Sono le 15:35. In questo istante il signor Belcastro dà il via all'incontro. Partisce per il proprio compagno di squadra, adesso un cambio campo in favore di Gullo, che stoppa a seguire questa palla con un colpo di punta, anticipa il portiere Galluzzo, fischia l'arbitro, tira Federico, un calcio di punizione lento, palla ancora ad Orlando, lo scambio tra Domenico Giampaolo, poi Coffa, il tiro dalla distanza, siamo al 17esimo, no, ci scusiamo, si trattava invece di Francesco Giampaolo, che scambia con Coffa, prova il lancio verso Iozzi, prova a intervenire Francesco Giampaolo, nulla di fatto, ci riprova Federico, ci riesce, la palla per Iozzi che tenta il tiro verso il centro area dove era pronto Giampaolo Francesco, ma viene anticipato. Marte che tenta di lanciare in avanti il proprio giocatore, ma adesso una palla in profondità ancora verso Scalese che si centra verso l'area, scarta un avversario, prova il tiro che però termina in fallo di fondo. Di nuovo adesso è Orlando, il lancio in profondità intercettato da un giocatore del Maida, adesso è Crespo che in questi ultimi minuti occupa l'auto di destra, ma adesso è Scalese che con un tiro da fuori area segna il gol del vantaggio. Per l'Atletico Maida siamo al 40° minuto, è stato bravo Scalese. Bovainese che tenta la reazione, adesso ancora Federico, il tiro che finisce a fil di palo, sfiora il palo alla destra del portiere Rubino, ma viene segnalato un calcio di punizione in favore della Bovarinese. Adesso il portiere Rubino che tratteneva il pallone con il giocatore Federico che stava tentando di andare a appropriarsi di questo pallone. È stato chiamato un calcio di punizione a due nell'area dell'Atletico Maida, forse per un retropassaggio. Questa opportunità l'ha battuta a rete, vediamo l'arbitro, fischietto in bocca, fischia la battuta. Ancora Iozzi, si infrange però sulla barriera. Poi Francesco Giampaolo, il cross di Calderone al centro che a momenti trova la via del gol. E in questo istante, quando siamo al 47° del primo tempo, il signor Belcastro di Locri manda le due squadre negli spogliatoi. E mentre segnaliamo subito un cambio, il numero 22 Gaudio è entrato in campo. Al posto, se non andiamo errati, del numero 25 Coffa, che va a cercare un proprio compagno, la palla verso Carbone, viene spizzata e respinta dai giocatori del Maida. Adesso con Strati il tentativo è quello di prendere quanti più palloni di testa possibile. Adesso intanto è Gullo che dal limite dell'area passa a Crespo che tenta la battuta a rete ma viene ribattuto da Domenico Giampaolo, poi ancora Iudicelli che tira un tiro che trova la deviazione di Galluzzo quando siamo al 17° minuto. Adesso il Maida che staziona in avanti, Iudicelli che trova Sessana che era solo al centro dell'area di rigore, viene ribattuta la palla
verso Scalese che si libera dell'avversario e subisce un fallo. Fischia l'arbitro, Gullo parte il tiro e spiazza il portiere Galluzzo. Rechicchi ancora per Carbone, il cambio campo che non trova per un soffio l'intervento del giocatore avversario Francesco Giampaolo, ma poi ancora Domenico Giampaolo con un filtrante verso Gaudio. La palla per Scalese, si fa scavalcare Placanica, la palla in mezzo di Scalese, ancora un autogol clamoroso al 28esimo della ripresa. Fa si libera dell'avversario, la palla ancora a Orlando, Luis Felipe, il numero 2 bovalinese, la palla ancora da parte di Domenico Giampaolo, ancora il velo di Domenico Giampaolo per Francesco Giampaolo, una buona occasione questa. Orestrati che prova a tirare ma viene respinta dal difendente in maglia bianca. Difende il pallone, si appoggia ancora al numero 7 Logozzo e poi a Coffa che prova il tiro a un altro palo, l'ennesimo palo da parte della bovalinese, 44esimo tiro alla distanza di Coffa che trova però lo stesso palo che aveva colpito Gaudio e poi con un tiro da lontanissimo. Questo è Gaudio che va a mettere in aria e trova ancora Felipe, il colpo di testa, Felipe da solo, il gol della bandiera per la bovalinese. Avevamo della sfortuna poc'anzi sui due pali della bovalinese, sarebbero state due occasioni buone. E quando siamo al 50esimo, dopo la battuta, la rimessa in gioco da parte del giocatore dell'Atletico Maida, il signor Belcastro della sezione di Locri fischia la fine dell'incontro.